penso che molti del pubblico come me vogliano sapere un po' di cose su Pull Life. Questo tocca a te, perché io si sente, no? Ok, okay. Sì. Io sono Lulu Labelle, la maestra di burlesque. Sì. Ah, ok. Vogliamo dire che il burlesque questa serata è organizzata dalla CAF, la qui in via. Burlesque. Ma questo è l'applauso, no? La prima domanda così che mi viene è: quando è nato il burlesque? Molto semplice, io sono una maestra ormai da anni, nato negli anni 30, naturale, negli anni 30. Non ho capito meglio? Negli anni 30, no? Io sapevo un po' prima. 20, 10, 3, 2, 1. Quando è nato? Quando a me risulta nell'Ottocento. Nell'Ottocento. Dove? Ah, in Francia, Parigi? No, è in Inghilterra. Io penso quello che so del... Lei è sicuramente una professoressa. Io, sì, ma io sono una tuttologa, mi intendo di tutto, quindi a volte mi si confonde la mente. troppe cose in una testolina così... Troppe accidenti, sì. E così, vogliamo parlare invece di quali possono essere gli elementi, no, del burlesque. Sì, allora, innanzitutto il portamento. Ragazzi, il portamento deve essere sempre col culetto al fuori, bisogna sempre spullettare, capito? Così, spullettare. È vero poi, no? Bisogna sempre avere questo comportamento eretto, come se qualche filo, insegna la mia maestra lì, un filo ti deve tirare da qua, esattamente da dove? Da qua, però devi tirare su. Anche la puoi tirare lì, perché... Che cazzo è? Allora devo tirare su da qui e uno deve spullettare tipo con il letto di Playboy e quando andiamo a fare la spesa le donne col carrello della spesa. Ma per sempre, no? Sempre, sì, così. Io le faccio davanti. Dov'è che va a fare la spesa di preciso? No, magari c'è qualche offerta, no? Un 3x2 interessante. Sì, magari poi le mando l'indirizzo dei vari supermercati. Sì? Mi dica. Dopo gli elementi invece, quali sono i... Gli accessori? Bravo. L'aiuto. Un uomo, gli accessori. Gli abiti, innanzitutto il reggicalze. E qui. È tutta un'impresa se me lo tiene. Non il reggicalze. Allora, perché il reggicalze è facile... Vede, si è già staccato. Posso aiutare io? È facile da mettere, no? No, cioè è sbagliato, è facile da togliere, però da mettere uno deve infilare questo gommino qua dentro, che fino a quando è qua è facile, no? Poi da togliere è molto semplice, però se uno deve poi... Che caldo mi fa venire lei? Allora, non so come fa, ma lui... Allora... Esatto, facciamo una cosa, un signore lo aiuta qua, facciamo un grosso applauso a Lulu